Scusi, direttore, ma perché dovete ridurre proprio lo stipendio a me? Che già prendo una miseria. La proprietà ha deciso che bisogna tagliare le spese. Prima di tutto ha pensato a te. Ma è naturale che ha pensato a me. Cioè, voi mi fate solo suonare. Cioè, non si è mai vista. Cioè, voi tenete un napoletano e non lo fate cantare. Cioè, come se lo chiamano un giapponese e non lo fa fotografare. Scusatemi, non si è mai vista. Chi lo ci muore? Ci muore. Fammi sapere che cosa hai deciso. Scusi, ma lei è Lillo Ferri? Sì, ci conosciamo. Ci conosciamo? Lei ha lavorato tantissimi anni con mio padre. Ma che sei, figlio di Lollo? Sì. E tu come ti chiami? Lello. Mazza che fantasia. E come sta Lollo, papà? Se saputo più niente, se ne è scappato una ballerina in lap dance. E si è fatto più vivo? Solo una volta a casa, invece di una cartolina, ci è arrivato un perizoma. E quello è sempre stato fissato con i mignotti. Mi ricordo che ai tempi nostri stava in fissa con una certa Ines, un bal draccone, ce la siamo trombata in 2000. Mamma! Ah, è la mamma. E come sta, come sta? È morta di parto. Che cazzo, ammazza che sfiga. Comunque, a nome dell'antica amicizia che mi lega tuo padre e anche la povera mamma, qualsiasi cosa hai bisogno, ecco, intanto, te, compra dei due cheeseburger che ti vede maciato, Ma come fai l'elemosina? Ah, te vergogniamo, sono ricco sfondato, ma una volta ero uno sfigato come te, sa. Papà, cresordo! Ma che sfigato! Mi capite che io sono ricco, io sono ricco. Tu mi hai trovato a questo piano perché l'ho comprato per la band che è mio. Questo piano? Tutti i piani, tutto, questo è tutto mio. Quello che vedi è tutto mio. Alzati, questa sede è mia, ma che stai angolata, vai! È tutto mio, tutto mio. Benissimo. Tutto mio. E mi compiace. Allora mi sa che sono io che devo chiedere qualcosa a te. In che senso? Come faccio a parlare con un tuo cliente? Lo vorrei avvisare di una cosa riservata. Ho capito. Una cosa riservata. No. La moglie, Barbara, ha scoperto che c'è un amante. Lo vorrei avvisare. Dottor Ricacci, che camera c'ha? E che ne sai? Come ne lo sai? E ben sei proprietario? Come no? Sono io il proprietario. Ma che significa? Mica io vedo queste scemità. Non ho capito. Stupidaggini. Ah, stupidaggini, dicevo, scemità. E beh, chiede al direttore, no? Come, mo vado? Ti aspetto qua, vai. Ti muovi, no? No. Sei qua? Sì, vai. Grazie. Ma stai scherzando, vado a vedere. Direttore! 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 Come ti permetti di chiamarmi schioccando le dita? Io ti licenzio. Certo, sta facendo il gesto dei soldi. È proprio il gesto dei soldi, perché vi volevo proprio dire che personalmente accetto il taglio, ho detto, accetto il taglio. Se mi dite solamente a quando ammonterebbe lo stipendio. Va bene. Il massimo a cui si può arrivare è $20. Sì, ma non me le date però tutti quanti insieme, perché sennò me li spendo, cioè mi conosco proprio di carattere. Datemi un po' alla volta, come Beautiful, appuntate, che io poi me li gestisco io. Allora? No, non sapeva niente. Ucacci, che non sapeva niente, Ucacci. Questo va cacciato. Comunque non serve, l'ho risolto, grazie.